Il nostro grande Eduardo De Filippo diceva che il compito del teatro è quello di far crescere la società. È vero. La realtà del coronavirus ci sta imponendo di rinunciare a un'infinità di cose e anche al teatro. Ci sta forzando a vivere intensamente la nostra solitudine e magari anche a poter scoprire di crescere attraverso di essa, ognuno a casa propria e a modo suo. Nella mia personale solitudine di questi giorni ho scoperto uno scritto davvero straordinario, anonimo, senza firma, che avrei desiderato scrivere io. E vorrei che fosse un pensiero nuovo per tutti gli italiani, ma anche per tutti i popoli, una presa di coscienza e una vera crescita per il mondo intero. Ecco, ci siamo addormentati in un mondo e ci siamo svegliati in un altro. Improvvisamente Disney è fuori dalla magia. Parigi non è più romantica. New York non si alza più in piedi. Il muro cinese non è più una fortezza. E la Mecca è vuota. Abbracci e baci diventano improvvisamente armi. E non visitare genitori e amici diventa un atto d'amore. Improvvisamente ti rendi conto che il potere, la bellezza e il denaro non hanno valore. E non riescono a prenderti l'ossigeno per cui stai combattendo. Il mondo continua la sua vita ed è bellissimo. Mette solo gli esseri umani in gabbia. Penso che ci stia inviando un messaggio. Non sei necessario. L'aria, la terra, l'acqua e il cielo senza di te stanno bene. Quando tornate, ricordate che siete miei ospiti, non i miei padroni. Grazie.